life is a beautiful thing. When all is said and done, you've got to take things as they come. Don't try to understand. No one can. No one can. Tell me love is beautiful. Love is a beautiful thing. But mind you, only fools will try to break the rules. Ma quelli sono matti. Vuoi inseguirli? No, no, non voglio inseguirli, lascia perdere. Sto andando a San Francisco. Vieni, sal. Don't try to understand. Just take things as they come. Can't kill the sorrow man. No one can. No one can. No one can. No one can. Oh, no one can. No one can. You can't kill the sorrow man. No one can. Pronto, Sam? Come va? Hai troppo caldo? Samantha chiama Base, rispondete. Base è in ascolto. Sono molto contenta di essere tornata a casa. Un anno in Europa è stato bello, ma anche lungo. Sai, papà, mentre venivo qui, sull'autobus, hanno ucciso un uomo, una cosa orribile. Dovevi avvertirmi che arrivavi. Ti avrei mandato una macchina. No, non è questo, ma è che... Ah, non mi hai ancora detto niente di tua madre. Come va questo nuovo matrimonio? Ha sempre dei guai sentimentali. È la solita, ma adesso sta abbastanza bene. Forse dovresti scriverle, le farebbe piacere. Ok. E tu, Sam, hai fatto delle amicizie? Hai trovato il grande amore? No, papà, non l'ho trovato e vorrei rivedere Nat. È anche per questa ragione che sono tornata. Così sei ancora attaccata a quel tipo. Su, vieni a fare la doccia. Abbiamo fatto un errore. Invece del viaggio in Europa ti ci voleva un bel viaggio in Africa. Ci andremo insieme. Adesso facciamo una doccia. Una bella doccia fredda. Piano piano, te la regolo io. Non riesco a dimenticare quell'incidente sull'autobus. Così all'improvviso. Sì, certo, cara. Però adesso cerca di non pensarci più. Ora va a stenderti sul lettino. Non pensare a niente. Cerca solo di rilassarti. Per ogni cosa c'è il suo momento. Io vado. Devo mandare un elicottero a Auckland. Ci sono dei tafferugli. Papà, mi senti? Certo, Sam. C'è posto per me sull'elicottero, vero? Passo e chiudo. Ventitré feriti e un morto.
Noi cerchiamo di aiutare il più possibile in queste occasioni. Ma se stessero buoni, si potrebbe fare molto di più. Siamo sicuri che le sparatorie siano finite? Sicuri. D'altra parte, se si vuole arrivare per primi con gli aiuti, un po' bisogna rischiare, no? E tu cosa vai a fare da quelle parti? Ho degli amici! Tornata per te, Nat. Lo so, mi ci hai voluto un anno. Però adesso ho deciso. Perché mi tratti in questo modo? Intanto potevi fare a meno di andartene. Cosa credi, che per me sia stato facile partire? Non ti importa niente di me, fai solo quello che dice tuo padre. Ma che c'entra mio padre adesso? E poi quello che fa, lo fa per rendermi felice. Ma la figlia di un grande public relation man è senz'altro infelice con un negro. E così è meglio spedirla in Europa a disintossicarsi. Non mi ha spedita nessuno. Sono io che ho voluto andare. E visto che non è servito a niente, io in un modo o nell'altro avrò sempre quella gente tra i piedi. Lo vedi quello lì? E chi credi che sia? Ascoltami bene, Sam. I tempi sono cambiati. Non mi faccio più investire dalle macchine. E se uno di quei porci osa solo venirmi vicino, ti garantisco che gli sparo addosso senza nemmeno dargli il tempo di rendersene conto. Gente, siete mai stati nel ventre di vostra madre? O in un supermarket? O all'università? Ovunque andiate, vi avvolgono in un foglio di plastica. È inutile, non se ne esce. È trasparente, vedete tutto. Ma non potete toccare niente. Guardate me. A Saigon ero l'onore dell'esercito Yankee. Mi chiamavano il Potimamba. Poi un simpatico Viet Cong mi ha fatto un buco rosso in mezzo alla fronte. Puzzavo come un cadavere. Ma poi l'amico dei frigoriferi mi ha cacciato in un sacchetto di plastica e mi ha rispedito a casa in un vagone con l'aria condizionata. Che siate vivi o morti, vi mettono sempre in un sacco di plastica. Siete mai stati nel ventre di vostra madre, gente? O a letto con lo zio Sam? Thank you.
Ciao Harold. Ciao. È quello che abbiamo girato a Washington. Sì. Deciditi. Perle, che cosa c'è che non va? Ho rivisto Nat. Mi vuole piantare. Per colpa di papà, immagino. Ma papà non c'entra niente. È commovente questa tua cieca fiducia in nostro padre. Io mi sono sempre trovata d'accordo con Naturalmente. Lui. Coi liberali non si può non andare d'accordo. È il loro modo di fregare la gente. Sam, mi hanno chiamato alla leva. Ho deciso di andarmene. Partirò per il Canada. Papà non può aiutarti? Certo che potrebbe. Per queste cose è fin troppo bravo. Lo sanno tutti che è sempre pronto a sostenere i giovani, le comuni, i rock festival, gli indiani. E sta tranquilla che il modo di guadagnarci sopra lo trova sempre. Basta, Harold, smettila. Smettila, sono stanca, ti prego. Scusami. Figurati, di che cosa? Bene, andiamo da papà, ma non a casa sua. Ti ricordi che quando ero piccolo volevo sempre scappare di casa? E ogni volta io piangevo per venire con te. E ti facevi promettere che ti avrei portato in capo al mondo. Beh, non posso più mantenere la promessa. Harold, ho bisogno di te. Sei l'unico che può aiutarmi. Lo so, Sam, ma è giunto il momento di scegliere. Nat, io, quelli come papà, abbiamo già deciso. Prima o poi toccherà anche a te. E ricordati, prima lo fai e meglio è. Vieni, Sam. Andiamo a sentire cosa ci dice il nostro rivoluzionario. Eccoci qua, ai limiti del mondo. Così vuoi andartene? Ma perché? È proprio indispensabile. Lo sai benissimo che posso aiutarti io, no? Per il servizio militare. Che idea, quella di farmi venire fino qui. Volevo solo salutarti senza troppa gente fra i piedi. E poi non cercare di risolvere i miei problemi. Il tuo aiuto non è altro che un modo di tagliarmi le gambe, di controllarmi. Non temere, quei due sono con me. Harold, io voglio quello che vuoi tu, una vita migliore per tutti quanti. Ma per ottenere questo risultato ci vuole il suo tempo ed è soprattutto necessario lottare assieme.
Anch'io sono un buon lottatore. Lo sai, no? Papà, lo sanno tutti per cosa lotti. Con le buone intenzioni non si va lontano. Ma col potere si possono cambiare tante cose. Il potere che avete lo usate soltanto per ricavarne un profitto. Però quelli come te sono cresciuti in un'abbondanza senza precedenti. Certo che c'è abbondanza. Ci condizionate appena nati a consumare 6 volte in più di quanto ci occorre. Ci abituate allo spreco come se fosse la cosa più naturale. Ma tu non puoi capire. Ci sei dentro fino al collo. Mi dispiace per te, ma stavolta vinciamo noi. Magari continuando a prendere i $4,000 che ti passo ogni anno. Ammetterai che è comodo, anzi che è disonesto. Il denaro ci serve a pagare le cauzioni per quelli che sbattete dentro. Sta a te non darmene più. Dei soldi fanne quello che vuoi, ma ricordati che andarsene è da deboli. Tanto da te potrò camminare con le mie gambe. Ma perché fate così? Lo sapete che non posso sentirvi litigare. Mi piace lasciarti con lui. Spero che almeno imparerai a conoscerlo. C'è troppo vento. Hai preso, Sam? Prendi la mia giacca. Per l'ultima volta, Aaron, ascoltami. Finisci di studiare medicina. Ci penserò io a tenerti fuori dai guai. Se è il sangue che non sopporti, specializzati in psicanalisi, che forse ti aiuterà a liberarti dei complessi di colpa. Bisogna avere pazienza, Elena. Poi gli passerà. Guarda che bello. Guarda. Cos'è? È una foca morta. Ti fa paura?
se ci scoprono? Forza, vieni. Bella casa. Spogliati su. Ok. Fa freddo, eh? Sì, sta bene, eh? Se viene qualcuno, tu di pure che sei con me, capito? Thank you.
Vattene! Sei caduto dal camion dei rifiuti. Tu invece vuoi un passaggio. Sei mai stata nel ventre di tua madre? O in un supermarket? O a letto con lo zio Sam? E piantala con questa storia. Te l'ho sentito dire un sacco di volte all'università. Ma non sai fare nient'altro. Può darsi. Grazie, e arrivederci. Ken, senti, sono 3 giorni che ho mal di testa. Hai qualcosa da darmi? Stasera c'è uno spettacolo da vedere. Vuoi venire? Ok. Ciao, Ken. Ciao. Ciao. Facciamo documentari per il movimento di liberazione femminile. Vedi, Sam, l'uomo è stanco di recitare la stessa parte, decidendo per tutti. Si è preso un sacco di responsabilità che lo hanno guidato a obiettivi sbagliati, facendolo correre verso delle mete che gli si sono rivoltate contro. E questo l'ha frustrato. Sta a noi donne intervenire. Ma dobbiamo prima smettere di considerare un marito o un padre come rifugio contro il resto dell'umanità. Che ci piaccia o no, il mondo coi suoi guai ci ha coinvolto. Per esempio, entra in casa nostra tutte le sere con la TV. Oggi vediamo quello che succede, nel momento in cui avviene. Non ci sono più le distanze che ci illudevano di non essere responsabili mentre, che so, facevamo la calza. Tutto ci riguarda. Carol, mi raccomando, non facciamo tardi. Ci sono problemi che hanno bisogno di energie nuove per essere risolti. E noi donne abbiamo queste energie. Thank you.
Senti, vuoi venire con me in un posto? Dove? Fuori città, vuoi? Prima però mi aiuti a trovare una persona. È importante. Pronto, Nat Brooke? Un attimo. Tieni. Pronto, sono io. Scusami per questo trucco. No, niente, è un amico. Ho bisogno di parlarti. Non voglio romperti le scatole. Non c'entro niente con quello che è successo. Ti amo, Nat. No, non mettere giù, ti prego. Senti, mi trovo qui vicino. Vediamoci. D'accordo. Non posso stare con te. Devo stare con i miei compagni. Stando uniti, siamo una forza, facciamo paura. Se ci disperdiamo, ci fregano subito. E così, agguati, arresti, uccisioni. E tu, per quello che rappresenti, per quello che sei, non potrai mai stare insieme a noi. Io ho bisogno di complici. E non di testimoni che possono diventare pericolosi. Non sa più distinguere gli amici dai nemici. Per lui ormai non c'è che sparare, e basta. Ci saranno pure degli altri modi per fare qualcosa, no? In fondo volevo soltanto stargli vicino. Papà, sto benissimo. Un'immensa distesa di ragazzi, è fantastico. Da qui il mondo sembra tutto più bello. Come se improvvisamente fosse sorta una città. Sì, sì, tornerò presto. Quando? Posso portare un amico? E no, non so. Va bene, siamo intesi. Allora, domenica. Ok, ciao. Bello, eh? Proprio come i grandi. Sono stati in vacanza, hanno dimenticato tutto il lavoro fatto e adesso se ne stanno seduti a farsi infinocchiare dalla musica. È questo che ti butta giù. A me piace. E poi sei tu che mi hai fatto venire qui. Si può sapere cosa vuoi? Beh, è molto semplice. Sono uno che vuole stare con te. Dai, avanti, non scherzare. Te lo sto chiedendo sul serio. Ecco, sono uno che cerca di capire a che punto stanno le cose. Allora sentiamo un po'. Che cosa hai capito?
che io e te dovremmo stare sempre insieme. Sempre? Adesso vedrai cosa ti faccio. Sam, dai! Dai con gli occhi, Sam! Forza! Ti arrendi? Sì, basta. Ken, venga un attimo. Senta, ho visto i suggerimenti che dava a Sam. Lei crede davvero che io sia un uomo da abbattere così facilmente? Mi giudica male. Ma io stavo scherzando. È un colpo di lotta come un altro, in fondo. Comunque mi sembra che lei non abbia più l'età per scherzare troppo. Se vuole le do io qualcosa di serio da fare. Ah, sì? Non mi sarebbe difficile introdurla nella politica. A quanto pare la politica è la passione di voi studenti fuori corso. Io posso offrirle l'occasione di mettere in pratica, nel modo più efficace, le idee che lei va predicando. Dovrei far marcia indietro. No, grazie. Non ho proprio voglia di tornare a legarmi. Sarebbe come tradire me stesso. Non accetterò mai quei compromessi dai quali mi sono liberato con tanta fatica. Sa qual è la verità? Lei, come tutti, cerca un'affermazione personale. Però non vuole ammetterlo. E soprattutto non si accorge, non realizza di essere isolato. Tutti voi radicali siete degli isolati. Vi siete mai chiesti perché gli operai non vi seguono e vi bastonano? Perché stanno raggiungendo un giusto equilibrio tra il benessere che ricavano e il lavoro che svolgono. Le vostre insoddisfazioni sono roba vecchia. Abbiamo ragione noi che siamo in grado di dar lavoro a migliaia di persone, da vivere a migliaia di famiglie. Tutto questo ha un prezzo. Bisogna pagare per vivere. Ecco la realtà. Lei quanto è disposto a pagare per vivere? Papà! Ed è ora Namath a passare la palla. Samantha ci mette papà, sempre delle ore. Guadagna 10, 15, 20 yard. Placcato. La difesa dei Los Angeles Rams è troppo forte per la squadra Baby di New York. Di nuovo i Jets all'attacco. La loro strategia è prevedibile, ma il loro entusiasmo ha letteralmente sorpreso i campioni della National League. Sono i Rams ora ad avere la palla. Lancio lunghissimo al centroattacco. Questi si libera dalla stretta. Si fa largo in una selva di mani che cercano di agguantarlo. Invano. Ecco, in questo momento ha attorno tutta, letteralmente tutta la difesa dei Jets. È troppo, la palla gli scivola dalle mani. Calcio di punizione a 30 yard dai pali. A batterlo, l'allenatore dei Rams ha chiamato Woland, il polacco specialista in lanci lunghi. Woland si aggiusta la palla. Tiro. Un bel tipo il tuo amico. Woland ha tentato delle avance con Nancy, non è un contestatore, è solo un cretino. Ai, ai, no, ma che fai? Ferma! E piantala! Stupida, fermati! Non sapevo che ti premessero tanto! Le donne di tuo padre! Ai, piantala! Basta ora! Basta! Sam, perdonami. Non volevo farti soffrire.
Se vuoi scotennare uno Yankee, devi imparare a colpire forte. Tienilo così, il coltello. Avete fatto bene ad occupare quest'isola. È terra vostra, bravi. Tu, comincia a renderti utile. Credevano che Buffalo Beach avesse fatto sparire dalla faccia della terra. Adesso ci mandano l'FBI a fotografare. E tu che fai? Organizzo la scuola, insegno. Che materia insegni? Spesso indiano. E perché quello indiano? Perché col nostro si gode di più. Ehi, Sam, ti piace qui? Sei contenta? C'è tutto quel che occorre per entusiasmarsi. Ken, questa mattina ho scritto a Nat. Voglio rivederlo. Adesso non è possibile, capisci? Abbiamo un sacco di cose da fare. Non possiamo permettere che mandino via questa gente da qui. Dobbiamo organizzarci. Impiantiamo una stazione radio. Vedrai, Sam. Trasformeremo un gruppo sparuto di indiani in un grande esercito di idee. Guarda, il primo territorio libero d'America ha per culla una ex prigione. Le vedi queste spalle? Sono come un albero. Quando sarai stanca, quando avrai paura, ti ci potrai appoggiare, accoccolare in silenzio e riposarti quanto vuoi. Ti amo, Sam. Ken, ti sbagli. Non sarà così. Tu sei stanco, frustrato. Si sente che sono anni che urli le stesse cose e il mondo non ti dà retta. Io ti servo soltanto per alimentare i tuoi entusiasmi. Perché tu, per sopravvivere, hai bisogno di continui pretesti. Sono stufa di ascoltare i tuoi monologhi. Ho la mia vita a cui pensare. Devo trovare la mia strada. Devo essere libera, autonoma. E poi non posso credere che tra me e Nat sia davvero finito tutto. In fondo ci siamo separati per ragioni estranee a noi. E questo lui lo sa. Lo deve sapere. Sai, sono contento che tu non veda più quel Ken. È uno di quei tipi che rimandano sempre un atto eroico che non avranno mai il coraggio di fare. E poi è inutile credere di poter distruggere tutto. Ci sono dei punti fissi, delle regole che non si possono cambiare. Ogni società, ad esempio, si basa sulla proibizione di uccidere il padre. Di quello che c'è a disposizione senza provocare guai e senza ricevere fastidi da nessuno. Scusami, non è sempre così facile. Ma che ci hai messo? Sono degli aromi. L'importante è non sentirsi il mondo sulle spalle. Pronto, sì?
No, non è un incendio. E neanche un'orgia di cannibali. Sono solo bistecche. E sta calmo. Smettila. Beh, se proprio ti dà noia il fumo, chiami i pompieri. Chi era? I patrioti del piano di sopra. Gli affumichiamo la bandiera. William B. Jones, special assistant del governatore per gli affari urbani, coordinatore dei servizi di informazione e pubbliche relazioni dello Stato. Parlerà sul tema la rivolta dei giovani e il processo democratico. Si dice che questo sia un periodo di disorientamento. Combattiamolo, questo disorientamento, nel nostro modo tradizionale. Con delle mete ben precise. Ehi, capitano, ti sembra questa la maniera di entrare? I pompieri siamo noi! No, ragazzi, ma... veramente, la... Ma cosa faccio? Fermi! Aiuto! Ed avendo avuto l'onore di aver servito sotto l'amministrazione Kennedy, amministrazioni a filosofia diversa, ma ambedue impegnate nella difesa della libertà sia all'interno che all'esterno, posso considerarmi un esperto. Vi parlo dunque con la saggezza che solo l'esperienza può dare. L'opposizione è necessaria alla libertà. No! No! Tolleranza. Quindi, non facciamoci distrarre da problemi che non ci riguardano. Noi sappiamo tutti che il progresso è il nostro scopo. Noi abbiamo tracciato delle linee precise tra l'ordine e il disordine. State sicuri. Abbiamo il modo di difendere queste frontiere. Avanti, ragazzi. Sentiamo un po' cosa è successo. Chi è che parla? Volevano dar fuoco alla casa. Siamo arrivati appena in tempo. D'accordo, ma la prossima volta chiamate noi. Per questo invitiamo i giovani da qualsiasi parte della barricata si trovino ad avere fiducia nelle istituzioni del nostro paese, nate dal concetto della libertà individuale. Conosciamo i nostri giovani, vogliamo conoscere i loro problemi. Pare che queste forze e il disordine stiano diventando pericolosi. Ebbene, quindi non ci sono problemi che non abbiano soluzione. E noi, per trovarle, dobbiamo guardare dentro i nostri cuori. Possiamo farlo. Siamo un popolo forte. Siamo un popolo appassionato.
Posso esserle utile? Una camera doppia, per favore. Ecco. Vuol firmare qui? No, grazie, ho cambiato idea. Possiamo stare qui. Sei ricercato. Sì, lo so. Ma allora che cosa facciamo? C'è un posto dove possiamo andare. Paura. Che vuoi fare? Dove andiamo? Non preoccuparti. Adesso andiamo da degli amici, poi si vedrà. Sta tranquilla. L'importante è stare assieme senza dover rendere conto agli altri. E poi comunque vadano le cose, a te non succederà nulla. Te lo prometto. Visto che roba? Tutto distrutto dal fuoco. Per fortuna nessuno si è fatto male. Non si è salvato niente. Lo vedi? Niente. Quando ce ne siamo accorti era finita. E com'è successo? È stata la notte di tutti i santi. Stavamo dormendo quando improvvisamente si sono levate le fiamme. Non crediamo che qualcuno abbia appiccato il fuoco. Non facciamo del male a nessuno. La ragione è che c'erano 6 pianeti nella costellazione dello Scorpione. Una notte difficile. C'è stato il fuoco anche in altre comuni lontane da qui. Tu, ragazzi, facciamo fagotto. Ho un'ordinanza del giudice che dispone l'immediato allontanamento di tutta la vostra banda. Dovete andarvene di qui. E perché dobbiamo andarcene via? La gente non vi vuole qui intorno. Hanno firmato una petizione perché vi facciano sgombrare. E le autorità l'hanno accolta. La terra ci è stata assegnata da una fondazione. Ma che fastidio diamo? Quanto basta perché la gente ne abbia piene le scatole. Vergognatevi di vivere così. Venite quasi tutti da famiglie per bene. Avete studiato. Non piace a nessuno quello che fate qua, ragazzi. Non vogliamo che i nostri figli imparino a vivere come pezzenti. Qui non c'è posto per gente che passa il tempo a drogarsi e a fare i maiali. Andate da qualche altra parte se vi ci vogliono. Insomma, ragazzi, spero di essere stato chiaro. Vi consiglio di obbedire se non volete finire tutti dentro o che succeda qualche altro incendio. Che il maligno ti divori. Questa è la nostra terra promessa. Se vuoi saperlo... La vostra terra promessa è un regalo dei signori industriali perché in città gli davate fastidio. Avete 12 ore di tempo. Perché? Perché? Credo che sarete voi donne a salvarci. Sicuro. La vostra trasformazione è l'elemento più importante. È essenziale perché la donna è più legata all'istinto. Voi siete più vicine alla terra e meno compromesse dalla nostra cultura. Voi siete la matrice. Mm.
adesso? Intanto cambiamo stato, l'importante è allontanarsi da qui. E dopo, Nat? Non sarebbe meglio che ti costituissi? In fondo l'hai fatto per legittima difesa, no? Costituirsi non ha senso. Questo paese non ci offre che un'alternativa, o le armi o la droga. È per questo che voglio andarmene. La polizia sta attivamente ricercando Nat Brooks, un giovane di colore già noto all'FBI per attività sovversive, su cui pende ora l'accusa di rapimento. Al momento che trasmettiamo, ha con sé una ragazza bianca che intende tenere come ostaggio. Il giovane è armato ed è considerato dall'FBI estremamente pericoloso. Il padre della ragazza che si è rivolto a... Ecco di cosa è capace tuo padre. Adesso anche l'accusa di rapimento. E io che credevo che finalmente ci avrebbe lasciato in pace. Sono sicura che papà si è solo spaventato, che non c'entra con le accuse della radio. Lui non c'entra mai per te. E dai, muoviti, che fino al confine non avremo più tempo di fermarci. Muoviti tu, io non ne ho voglia. Ma non capisci che non c'è differenza tra quello che vuole tuo padre e quello che vuole la polizia? Togli di mezzo la gente come lui e non ci sarà più bisogno di cani da guardia. Non è vero, smettila. E smettila tu. Se sei innamorata di tuo padre. Non dire così! Non dire così, Nat! E non esiterebbe a farti ammazzare. Pur di riprenderti. È solo colpa sua se sei in pericolo. E muoviti! Sei un bugiardo! Forse è vero che mi tieni in ostaggio. E va bene. Se è così, fa quello che ti dico io. Muoviti piuttosto, fa ginnastica. No, muoviti, no, non potremo, no, più scendere dalla macchina. Bugiardo, muoviti. Bugiardo, non stare lì parata. Lo dico bugiardo per te, Sam. Muoviti, muoviti. Entrambi.
Eccomi! Dove sei? Sono qua, papà! Eccomi! Ti acchiappo, sai! Fuoco! Fuoco! Ah, di là! Fuoco! Dove? Di qua! Di da che qua. Parte? Sam! Dove diavolo mi stai portando? Aspetta! Fermati! Sam! Fermati! Fermati! Sam, adesso basta. Vuoi smetterla, per favore? È tutta la notte che siamo in giro. Abbiamo giocato abbastanza. Su, torniamo indietro. Sam, ti prego!